Allora, oggi continuiamo a occuparci di mockup ancora, come ultimo, diciamo, ultima lezione su questo argomento, e quindi la dedichiamo a puntualizzare un pochino, facendo degli esempi, no? Sull'esercizio dello studio medico e sull'esercizio del laboratorio, non quello della settimana scorsa, ma quello precedente, il numero 8, per cui sfrutteremo nelle narrative dei casi d'uso come spunto per fare i nostri mockup, ma andiamo per grado. Quindi oggi cerchiamo di far emergere magari dei dettagli in più che nella lezione di giovedì scorso non abbiamo avuto tempo di fare, giocando con questi mockup. Poi da giovedì cominceremo invece l'ultimo capitolo, l'ultimo argomento del corso. Allora, per ricordarci, noi avevamo sviluppato insieme questo primo insieme di mockup parziale, non era completo, adesso oggi lo completiamo, relativi all'esercizio dello studio medico, almeno a uno dei casi d'uso che abbiamo sviluppato all'interno dello studio medico. Ci stiamo rendendo conto dell'esplosione di informazioni che stiamo costruendo. Avevamo un testo, sulla base di quel testo abbiamo fatto, vabbè, parte del modello concettuale, dei modelli di processo, delle activity diagram. Questi activity diagram li abbiamo poi frammentati in qualche modo, ritagliati sotto forma di casi d'uso. Quindi avevamo due o tre activity diagram, ciascuno dei quali ha generato un certo numero di casi d'uso. Questi casi d'uso sono descritti attraverso una serie di passaggi e per ciascuno di questi passaggi, o meglio, per ciascuna coppia di questi passaggi, abbiamo un mockup. Quindi voi immaginatevi su un problema, su un progetto completo, quanta di questa documentazione, no, sia necessario produrre per poter arrivare al livello di specifica a cui andiamo noi. Questo fa sì che, quando in astratto parlavamo dei prototipi, abbiamo detto, ma è meglio un prototipo ampio oppure profondo, ci sono varie tipologie, ecco, il fatto di andare in profondità su ogni singolo aspetto del sistema potrebbe essere troppo oneroso, cioè se tu devi arrivare fino al livello di ogni singolo mockup, di ogni singolo passaggio, di qualunque cosa, è comunque una quantità di lavoro immane. Quindi spesso si tende ad avere dei prototipi sviluppati in ampiezza, che tocchino grosso modo le funzioni, e poi magari alcune di queste, quelle più critiche, quelle un pochino più delicate, vengono sviluppate in profondità. Ciò non toglie il fatto che prima o poi qualcuno debba andare in profondità su qualunque funzione. Cioè non c'è nessuna pagina web che si fa da sola. C'è sempre qualcuno che la pensa a un certo punto e dice va bene, qui ci metto questo elemento, qui ce ne metto quest'altro. E qui questo dato lo devo acquisire, qui lo devo scrivere e stampare. Se noi abbiamo in fase di specifica già la descrizione di che cosa ci deve essere nelle pagine, piuttosto che lasciarla nelle mani del programmatore che chissà chi è, chissà per quale azienda lavora, sicuramente manteniamo un maggior controllo sul processo e anche tutto sommato una maggiore uniformità nell'interfaccia. Pensate, se noi decidessimo che c'è un sito fatto di 100 pagine diverse e dessimo a ciascuno di voi il compito di sviluppare due pagine. Poi le mettiamo insieme e il sito funziona. Allora, qualunque utente che navighi su quel sito sarà sicuramente disorientato perché una pagina sì, una pagina no, cambia probabilmente il ragionamento che c'è stato dietro l'impostazione grafica. No? Quindi va bene per lo sviluppo delle singole funzionalità, ma che siano sempre inquadrate, no? In una progettazione dell'interazione più ampia. Che è quello che ad esempio abbiamo cercato di fare qua, mantenere la stessa impostazione grafica durante i singoli passaggi di un singolo caso d'uso, poi proviamo a estenderlo. Allora, tanto per sempre finire l'esercizio precedente, prima di cominciare uno nuovo, avevamo giovedì scorso sul finire, non giovedì, ma martedì, quando era, insomma, c'è giovedì la festa, quindi la lezione precedente, avevamo evidenziato in grassetto i punti che avevamo già rappresentato tramite mockup. Ci rimanevano una serie di punti ancora da completare, ma per fortuna sono relativamente rapidi. Tanto per ricordarcelo, fatemi entrare in modalità modifica qui. Questo qui, ok, l'avevo già fatto. Quindi abbiamo simulato, no, la videata di inserimento richiesta,
abbiamo simulato ciò che succede quando l'utente clicca su inserisci e il sistema risponde che la richiesta è stata accettata perché ha accettato una delle proposte dell'utente. E poi vi ricordate, abbiamo messo questo bottone inserisci un po' fuori, dietro le quinte, fuori dal browser, per ricordarci che in realtà l'esito dell'inserimento potrebbe essere diverso. Quindi all'interno dello stesso mockup ciò che può succedere al passo successivo può essere diverso, ad esempio il fatto che la richiesta non sia disponibile, date le proposte dall'utente non siano disponibili e quindi il sistema propone delle alternative. E adesso dobbiamo andare avanti e vedere che cosa succede in funzione di ciò che fa l'utente. Allora, ciò che può fare l'utente può essere questo passaggio qui, in cui il paziente accetta una delle alternative proposte e quindi il sistema può passare a confermare la prenotazione. Noi ne abbiamo nel punto 4A1, che corrisponde comunque a questo mockup, il sistema ha detto: guarda, ti comunico le alternative che io ti propongo, no, le controproposte, e quindi ti permetto di rispondere. Come può rispondere l'utente? L'utente può rispondere così, accettando un'alternativa, oppure non accettando le alternative e chiedendo di essere inserito in lista d'attesa. Quindi le due risposte possibili, l'informazione data dal sistema all'utente e le due risposte possibili che l'utente può fornire al sistema, sono tutte e tre queste cose, sono all'interno di un unico mockup. Perché in quella immediata c'è tutto. C'è l'informazione che il sistema ha dato, c'è la possibilità dell'utente di selezionare una di queste e accettarla, c'è la possibilità per l'utente di selezionare no, voglio essere messo in lista d'attesa e accettare questo. Quindi in questo caso sono tre passi diversi, di cui due in alternativa tra di loro, diciamo così, condensati, no, in un unico caso d'uso. A questo punto, se il sistema accetta una delle alternative proposte, andiamo a una pagina di conferma. Il sistema conferma la prenotazione, caso terminato con successo. Questa videata, il sistema conferma la prenotazione, caso terminato con successo, sarà molto simile a questa, al passo 4, in cui diceva va bene, è la conferma, a questo punto è l'appuntamento fissato, anzi potremmo addirittura riusare questo mockup. Tanto che sia fissata la data proposta dall'utente o fissata la data proposta dal sistema, a questo punto non importa più, l'importante è che la data sia fissata. Quindi potremmo rimandare a questo mockup, che a questo punto non è più solamente per lo step 4, ma è anche per il 4A3. Adesso torniamo in modalità normale, edit, quindi non è più solo 4 ma anche 4A.3. E questo diventa a questo punto destinazione del bottone di conferma, che avevamo chiamato richiesta 4, adesso lo rinominiamo per aggiornarlo. Qui in questo post-it avevamo dimenticato di, eravamo un po' di fretta, quindi questo non è lo step 4, ma è lo step 4A1, 4A2, 4A2A1. 4A.1, poi c'era 4A.2 e 4A2A1. E invece questa richiesta 4, vabbè, qui lo possiamo rinominare per un secondo, possiamo. Nel momento in cui lo salviamo probabilmente ci dà la possibilità di rinominarlo. No, non qua, va bene. Dopodiché, e quindi abbiamo riusato un mockup precedente per questo punto 4A3, e quindi lo metto in grassetto anche lui. Questo è stato facile perché ce n'avevo già uno. Poi abbiamo il 4A2, questo numero qua, 4A2A2, il sistema conferma l'inserimento in lista d'attesa. Conferma inserimento in lista d'attesa è un caso, un mockup
simile a questo, in certo senso come logica, ma è opposto. Cioè non mi potrà dire richiesta accettata appuntamento per, ma mi dirà esattamente il contrario. La richiesta è presa in carico se è stato inserito in lista d'attesa. Quindi è esattamente di questo tipo, ma il messaggio che viene fornito è completamente diverso. Allora, non possiamo ovviamente riusare questo, non posso dire accettata, devo cambiare e quindi parto da questo, ne faccio una copia, che è questa qua sotto, e mi ricordo che questo mi serve per il caso 4A, 2A1 se non sbaglio, no, 4A, 2A2, in cui dovrò dire richiesta per Pinco Pallino è stata presa in carico. E poi diciamo qualcosa del tipo la tua richiesta è stata inserita nella lista d'attesa, verrai contattato, poi magari possiamo metterlo via SMS al numero 335 123 456 789, no, 7 solo, che è il numero che gli ha dato, non appena vi sarà un posto disponibile. Così dico all'utente: guarda, adesso abbiamo finito. Prima abbiamo detto nel nostro gergo, caso d'uso terminato con fallimento, cioè non posso fare altro se non dirti chiudi, ma sappi che poi rimaniamo in contatto, diciamo così, in modo asincrono ti contatterò con che modo, per cui l'utente a questo punto ha anche la possibilità di verificare se il numero di telefono è corretto e giusto, se no andrà da qualche altra parte nel sito a cambiarlo, modificarlo, aggiornarlo, perché non c'è niente di peggio che essere inserito in una lista d'attesa e poi venire contattato sul numero sbagliato, ecco, perché magari poi non riceve il messaggio. Quindi questo è l'altra destinazione possibile di questa richiesta. Quindi, come già facevamo, possiamo modellarla, questa operazione la possiamo modellare duplicando questo bottone di conferma e dandogli la destinazione, non posso ancora dare la destinazione perché devo prima salvare, adesso potrò selezionarlo, e quindi salviamolo, riproviamola. Andiamo all'inizio, inserisci la richiesta se viene confermata mi porta sempre a questa pagina di conferma, se invece la richiesta non viene confermata, quindi uso questo bottone alternativo, arriverò a una pagina che mi dice guarda, sei stato inserito in lista d'attesa. E quindi abbiamo coperto anche questa parte. Altri punti della narrativa che dobbiamo considerare quali sono? Allora, ci sono questi asterisco punto 1 e punto 2, in cui avevamo detto, guarda che in qualunque momento l'utente smetta di interagire col sistema, perché magari spegne il computer, se ne va, chiude il browser o semplicemente si addormenta, il sistema dopo un po' ha il diritto di chiudere la sessione.
Questa è un'interazione un po' strana, perché è la mancanza di interazione che stiamo modellando. Non c'è un'azione che l'utente compie dicendo adesso smetto di interagire, perché quello sarebbe un logout, sarebbe un ritorno all'home page o altro. Invece qua l'utente non fa nulla. Quindi in realtà non c'è uno scambio di informazioni. È un po' anomalo, diciamo così. Non abbiamo un mock-up corrispondente al fatto che l'utente non fa nulla. Semplicemente sulle varie videate in cui l'utente poteva fare qualcosa, non lo fa. E il sistema dopo un po' se ne accorge e al prossima interazione gli dice guarda la sessione è scaduta. Quindi in realtà su questo passo il fatto che il paziente non faccia nulla, non c'è nessun mockup nuovo da modellare, perché può non far nulla su qualunque dei mockup esistenti. Il passo successivo, il fatto che il sistema dopo un certo periodo di attività reagisca in modo diverso, anche questo non è visibile subito, ma ci sarà probabilmente una pagina, ma una unica per tutti i casi d'uso, che dice guarda la tua sessione è scaduta, per favore fai login nuovamente da capo. Quindi queste sono funzionalità che in realtà le possiamo prendere identiche e incollare in tutti i possibili casi d'uso del sistema. E quindi in realtà questa seconda parte sarà un unico caso d'uso, un unico mockup, scusatemi, dove c'è questo messaggio di caro mio ti ho svolto fuori, rifai il login, e quel mockup lì viene usato da tutti. Quindi non dobbiamo rifarlo ogni volta che facciamo una narrativa. Mentre invece questo può essere invece specifico, anzi non può essere, è specifico, perché dice il sistema rileva degli errori nei dati e chiede all'utente di correggermi. Continua al punto 3. Questa cos'era? È un'alternativa al punto 4. Allora, il punto 4 era quello in cui il sistema conferma. Allora, dove siamo? Siamo in questa fase in cui inserimento della richiesta. Noi qui abbiamo modellato due possibili percorsi a partire da questo mockup. Quello del scenario principale di successo, cioè clicco su inserisci e viene accettata la proposta, e quello dell'alternativa A, 4A, che era qui, da questo bottone, in cui la proposta non era accettata ma venivano fatte le controproposte. In realtà esiste un'altra possibilità ancora, forse prima, se vogliamo, esisteva il fatto che i dati siano errati. Cioè l'utente non ha inserito i dati correttamente, non ha selezionato la specialità della tendina, oppure delle tre alternative non ne ha fornita nemmeno una, e quindi che cosa vuoi che non mi fornisci neanche un'alternativa, oppure me la fornite tutte e tre nella stessa data, la stessa data e ora, oppure qualcuno me l'ha fornita nel passato e qualcun'altra tra 6 anni. C'è tutta una serie di controlli di validità dei dati inseriti. Non è che qualunque schifezza l'utente scriva il sistema in qualche modo lo deve trattare, lo deve capire, no? Allora è sempre possibile che quando l'utente ha inserito i dati, questi dati siano sbagliati. Allora a questo punto cosa fa il sistema? Il sistema chiede all'utente di correggere i propri errori. Cioè non posso andare avanti finché non correggi questi errori. Ti fornirò una videata simile a questa in cui tu hai la possibilità di correggere i valori sbagliati che ti evidenzio, che ti indico. Allora, sarebbe molto comodo dal punto di vista del programmatore se io inserisco, se io inserisco dei dati errati, nel momento in cui clicco su inserisci, generare una videata, diciamo così, simile a questa, graficamente, in cui c'è scritto guarda hai fatto degli errori di inserimento, devi almeno mettere due date. Dopodiché l'utente, se vedesse un messaggio dell'ora così, dice, ma aspetta, cosa ho inserito? Perché magari, sai, non è che voleva inserire una data nel 2018, semplicemente anziché 2016 gli è scappato il dito e è andato sull'8. E allora non si è reso conto, o non sa che cosa ha inserito, magari non lo sa, in quel momento non gli viene in mente. Quindi, cosa ho sbagliato? No?
Allora, dare un messaggio di errore fuori dal contesto, cioè fuori dal punto in cui l'errore si è verificato, è un problema per disabilità per l'utente. Perché poi deve tornare indietro al form a correggere i dati e ricordandosi a memoria che cosa dicevano i messaggi d'errore che ha visto in una videata di questo genere. Allora, questo non si fa, no? Ma non lo vedete fare più da nessun sito ormai. Quando fate qualcosa di sbagliato, gli errori vi vengono segnalati direttamente qui. Cioè, quando fai, inserisci, anziché andare avanti, vedi anche alcuni di quei campi lì si colorano di rosso e allora sai che li devi correggere, lì ci sono degli errori. Allora, anche noi a livello di mockup predisponiamo un mockup che sia una versione del form inserimento arricchita dai messaggi di errore. Allora, questo lo possiamo fare duplicando il mockup principale. Anche qua lo cloniamo e ipotizziamo dove scrivere i messaggi di errori e quali messaggi di errore scrivere. Ovviamente questo è un mockup, prevediamo tutto ciò che può succedere, poi ovviamente non ci saranno tutti gli errori contemporaneamente. Però, ad esempio, una cosa che potremmo dover scrivere è il fatto che la specialità è obbligatoria. Quindi, dov'è che ho messo? Ah, qua. Prendiamo un po' di testo, magari lo facciamo. Dov'è il colore del testo? Che non mi ricordo mai, eccolo qua. Rosso. E diciamo che non hai scelto oppure è obbligatorio selezionare una specialità. E questo messaggio lo mettiamo qui, ad esempio. Allora, già se ci vediamo un mockup di questo genere, la nostra attenzione. Ah, ricordate che noi eravamo su quella videata, abbiamo schiacciato inserisci, pom, di colpo mi compare così, si è trasformata così. Quindi io vedo che cosa ho sbagliato e qual è il motivo dell'errore. Così come potrei avere altri tipi di messaggi di errore possibili, no? Ad esempio qua posso evidenziare magari la seconda data, dove è sempre il colore, dove posso mettere anche qua la motivazione, adesso devo capire dove metterla. Selezionare la data nei prossimi 2 mesi. Sullo spazio. È ovvio che la pagina che avrà i messaggi d'errore occuperà più spazio di quelle senza. Oppure selezionare almeno una data. Messaggi d'errore del tipo data non valida non servono a niente all'utente, perché dice, ma perché non è valida? Sono tanto comodi, no? Da scrivere. Errore di missione dati, sono cavata. Però l'utente non sa che cosa ho sbagliato. Quindi bisognerebbe cercare di essere più specifici possibili. Quindi in qualche modo andare a valutare quali sono le cause di dati errati. E per ciascuna di queste capire come è meglio comunicare all'utente. Potrebbe essere questa, potrebbe essere l'altro motivo che abbiamo detto, devi inserire almeno una data, in questo caso non c'è, però mettiamola come esempio. Selezionare almeno una data alternativa.
Come dicevo, non compaiono, non potranno comparire tutti insieme questi messaggi, ovviamente. Noi prevediamo quali potranno essere, o almeno alcuni, per dare l'idea, durante il mockup, che qui si è verificato qualcosa che non doveva. E dopodiché cosa succede? Beh, dopodiché a questo punto se l'utente corregge, fa inserisci e tutto continua come prima. Anche perché, se lo dice la narrativa del caso duro, mi dice che il sistema rileva degli errori, dice all'utente quali sono e chiede all'utente di correggerli. Dopodiché si torna al punto 3, il paziente inserirà i dati richiesti. Dati che a questo punto saranno una variazione di quelli che aveva già inserito prima. Vabbè, non lo faccio reinserire tutto da zero. Non avrebbe senso ripulire, azzerare tutto e dire adesso ricomincia a scrivere. No? È importante far capire all'utente che cosa ha sbagliato e dove. Se gli do una cosa pulita bianca, lui deve provare a inventarsi o immaginare, a cercare di ricordare che cosa era scritto prima e quindi perché mai non era valido. Quindi se vogliamo testare anche questa parte, ricordiamoci che questo mockup qui è, diciamo, relativo allo step 4B e dove lo attiviamo? Salviamo questo, inserimento, richiesta del nome del caso d'uso, 4B, che è il passo. Per attivarlo in realtà dovremmo aggiungere anche co ancora qua un altro bottone finto. Questo è l'inserimento corretto, questo è l'inserimento, beh, per ricordarcelo mettiamogli un'etichetta perché altrimenti non capiamo più nulla. Qui mettiamo vicino al bottone inserisci, date non disponibili. Poi metto un altro bottone. Mettere qua e lo chiamo errore di immissione. Allora, se faccio un errore di immissione, il bottone inserisci, queste sono note semplicemente per chi deve usare un mockup, no? Con l'errore di immissione, chi clicca inserisci viene portato al 4B. Ecco, il 4B, in realtà tutte queste parti, due bottoni e questi messaggi, che ho nel mockup dei passi 2 e 3, ci devono essere anche nel 4B. Perché anche nel 4B potrei sbagliare in mettere qualcosa o potrei inserire i dati corretti. Quindi ciò che ho fatto è aggiungere nel primo mockup l'opzione aggiuntiva data dovuta alla conseguenza di un errore di immissione. E poi questi bottoni li ho riportati anche sotto, perché tutte le azioni, là c'era scritto ritorno al punto 3, però il punto 3 in realtà è in seguito. Può venire dopo il punto 2 e quindi avevamo il mockup cosiddetto 2-3. Punto 3 che viene dopo il punto 2. Ma il punto 3 può venire a questo punto anche dopo il 4B. Quindi vuol dire che le azioni che può fare l'utente nel punto 2 sono le stesse che può fare nel 4B. Questo vuol dire che il nostro 4B in realtà non è un 4B, ma è un 4B e dentro c'è anche il 3. C'è tutte le risposte possibili dell'utente. Allora, vediamo se tutto questo salvandolo ha un senso. Torno al mio mockup. No, ce la fa. Allora, inserisci, vado avanti, funziona tutto. Ok. Inserisci date non disponibili, lo sappiamo già, funziona. Tra
Terza possibilità, ho inserito dei dati, supponiamo siano errati, con errore di missione vengo portato a questa videata. Allora io qua posso correggere i dati finalmente e poi passare alla visita oculistica. Oppure, intestardirmi, ho fatto un errore di missione, correggo i dati, ma questi sono ancora sbagliati, continuano ad essere sbagliati, e ovviamente rimango lì, come succede nella realtà. Oppure finalmente correggo i dati, ma le date non sono disponibili. Se da questo momento in avanti, proseguo. È chiaro che al primo mockup non tornerò mai, quello 2-3. 2-3 solamente quello iniziale. Poi, se me lo ripropone, è nella forma 4B, cioè nella forma in cui c'è un motivo per essere tornato lì, e il motivo è che ho sbagliato qualcosa. E lì ciclo fino a quando non riesco a uscire. Allora, a volte per, tra virgolette, risparmiare mockup, uno potrebbe anche non farlo questo e disegnare solamente quello con gli errori, dicendo beh guarda che ovviamente la prima volta gli errori non ci sono, però dal punto di vista di un utente che debba sperimentare questo è brutto partire con una videata che fa vedere già degli errori, no? In realtà alla fine è lo stesso mockup, lo vediamo in due momenti diversi a seconda di dove provengo. Ok, e questo quindi ci ha permesso di chiudere anche questo punto, 4B. Poi c'è ancora un caso che tendiamo a dimenticare, dovuto al fatto che potrebbero non esserci alternative. Allora, nel momento in cui l'utente inserisce delle proposte, il sistema verifica che quelle proposte non sono valide, cerca delle controproposte da controproporre e non ne trova, perché non ci sono disponibilità libere per quelle specialità. E quindi non posso andare qui, perché non ho delle date da proporre. Posso solo dirti a questo punto, senti caro mio, le date che mi hai proposto non vanno bene, tra l'altro non ne ho altre da proporti, ti inserisco in lista d'attesa. Adesso, per come ha fatto questo caso d'uso, c'è scritto che il sistema comunica che non ci sono alternative e comunica che è stato inserito in lista d'attesa, cioè non glielo chiede. D'ufficio, nel momento in cui l'utente inserisce delle date che non sono disponibili e il sistema non ha delle date da controproporre, automaticamente lo mette in lista d'attesa. Un po' brutto, forse, no? Sarebbe forse meglio dire, guarda, non ho trovato niente, se vuoi ti posso mettere in lista d'attesa. Sì o no? Però ormai l'abbiamo fatto così, quindi non, se vogliamo implementarlo, continuiamo questa scelta. Certo che rivedendolo a distanza di tempo, sembra abbastanza violento, no? Con verso l'utente dire beh, guarda, sei in lista d'attesa. Però abbiamo scelto così prima, non ci abbiamo pensato bene, di aggiungere un passo ulteriore di conferma. Tra l'altro questo era, credo, un dettaglio che avevamo scoperto ragionando sul caso d'uso, che a livello di activity diagram non avevamo ancora scoperto. Quindi man mano che si va avanti scopri sempre delle ramificazioni in più. Allora, questo come lo facciamo? Quindi non prevede interazione, prevede un mockup informativo simile a questo, dove ovviamente deve esserci un pezzettino in più. Cioè va bene dire che la tua richiesta è stata inserita in lista d'attesa, ma spiegagli perché, sto poveretto. Perché lui non se l'aspetta. Ricordiamo che questa cosa qui, 4A, 1A, è l'alternativa a 4A1. Quindi diceva, il paziente inserisce i dati, arriva direttamente dopo 3. Il paziente inserisce i dati e poi il sistema non conferma. Il sistema non comunica che le alternative non propone delle date aggiuntive, ma direttamente comunica che non ci sono alternative disponibili.
E quindi viene direttamente dopo questa. Clicco su inserisci, no, ti devo mettere in lista d'attesa. Quindi dobbiamo modificarla. Allora, vabbè, questa è facile, prendiamo questa, la duplichiamo e aggiungiamo una frasetta che dice purtroppo al momento non ci sono date disponibili. O meglio, purtroppo le tue proposte non sono accettabili e dal momento non ci sono date disponibili. La tua richiesta è stata però inserita nella lista d'attesa. Verrai contattato non appena vi sarà un posto disponibile. E questa ce la mettiamo come 4A1A, 4A.1A. Salva. E come ci arrivo a questo mockup? Beh, dovrò mettere un altro link di inserisci direttamente nella pagina 2.3. Quindi avevo inserisci, dati non disponibili, inserisci per ora di missione e un inserisci per nessuna disponibilità. E questo altro bottone va a finire nella 4A1A che abbiamo appena costruito. Ovviamente questo ulteriore bottone nessuna disponibilità lo devo replicare, copia, devo replicarlo anche qua, nella pagina di errore, perché anche questo è un output possibile. Non al primo tentativo, ma al secondo, terzo, ma può sempre verificarsi. Quindi, tornando all'inizio, abbiamo la possibilità, tra le altre che abbiamo testato prima, del fatto che quando inserisci la richiesta e arrivi questa risposta. Quindi di fronte alla pagina iniziale abbiamo quattro risposte possibili diverse dal sistema, che sono le alternative. E è quasi sempre così, nel senso che tu fai il 20% del lavoro sul carro principale e l'80% del lavoro a gestire tutte le alternative possibili, tutte le eccezioni che si possono verificare, tutti i dettagli, i casi particolari, che comunque il sistema dovrà gestire, non è che può a un certo punto dar di matto perché non ha previsto un caso. Ok, però facendo questo possiamo permetterci di mettere finalmente il grassetto anche a quest'ultimo. Che cosa non abbiamo fatto? Sono rimasti, ricapitoliamolo solo, sono rimasti non in grassetto, quindi non abbiamo realizzato i mockup corrispondenti per tre punti. Questo perché abbiamo detto che non c'è niente da fare, perché qualunque mockup già di per sé prevede che l'utente si possa addormentare. Questo abbiamo detto sì, sarà da fare, ma è inutile farlo per questo caso d'uso, lo facciamo una volta per tutte per il sistema. Quindi diciamo, ricordiamoci che qualcuno dovrà farlo, ma è fatto una volta per tutte. Avrebbe senso farlo all'interno di uno dei casi d'uso che fanno parte della parte di login, logout, registrazione dell'utente, eccetera. Ci sarà un'area, un sistema, un summary
no? Un insieme di casi d'uso che fanno parte del summary di gestione utente, che ovviamente gestirà, inizia la sessione, faccio login, dimentico la password, timeout della sessione, eccetera, eccetera. Quindi lo faremo là, li ha già fatto in qualche modo. E questo? Ecco, questo, il paziente seleziona l'opzione per inserire una nuova prenotazione, non l'abbiamo fatto, è un po' il dubbio che c'è sempre su tutti i casi d'uso, quando è che comincia il caso d'uso vero? Il caso d'uso comincia quando l'utente esplicita la propria volontà di interagire col sistema, di attivare una certa funzione. Allora, a volte, sai, il caso del bancomat è facile capire quando inizia il caso d'uso, quando l'utente inserisce la tessera. Il sistema stava mostrando pubblicità a manetta, non sapeva neanche che l'utente fosse di fronte a sé, ma a un certo punto gli infila la tessera dentro, si sveglia, allora è ovvio che la prima azione l'utente inserisce la tessera, la seconda il sistema mostra qualche cosa. Ma invece il caso più normale, cioè dove non c'è un gesto fisico, l'utente per esprimere la propria intenzione di interagire o di effettuare una certa funzione deve farlo selezionando una voce in un menu precedente, in un home page, seleziona un link, seleziona un bottone. Quindi questo primo punto sarà una videata generica dove sono riassunte le funzioni del sistema, che però è una videata in cui sono riassunte tutte le funzioni del sistema. È il menu, è diciamo l'home page, oppure una pagina intermedia, ma fa lo stesso, chiamiamola pure home page. Quindi a rigore non appartiene a questo caso d'uso, appartiene alla progettazione del sistema in generale, che tra l'altro è, e non ce lo siamo mai chiesti, finora è la stessa pagina a cui devo arrivare quando clicco su chiudi. Quando clicco su chiude non è che mi spegne il computer e mi toglie la corrente alla casa. No, quando clicco su chiude mi torna alla pagina iniziale del sito, da cui posso, non so, vedere i miei altri appuntamenti, eccetera, eccetera. Quindi se dovessimo farla, questa pagina, sarebbe qualcosa di diverso, che però non ricadrebbe sotto inserimento richiesta. Possiamo chiamarla pagina principale, home page, menu, da cui poi attiviamo queste funzioni. E come la creiamo? Anche qua possiamo crearla, ma è inutile clonare nessuna di queste, perché tanto creiamo neppure una nuova. Cosa dovrà contenere? Allora, ovviamente dovrà contenere un browser, che a questo punto come titolo avrà studio medico. Studio medico XYZ. È una pagina che compare quando l'utente ha già fatto il login, eh? Non è la pagina di login. E contiene le funzioni a cui avrà accesso l'utente di tipo paziente. Quali sono le funzioni dell'utente paziente? E chi se lo ricorda? Andiamo a vedere il diagramma dei casi d'uso, perché è lì che l'abbiamo scritto. Nel diagramma di casi d'uso avevamo esplicitamente detto che l'utente paziente poteva fare un certo insieme di cose. Allora, use case, c'era un summary, perché l'utente paziente poteva fare alcune operazioni di gestione della prenotazione e alcune operazioni di consultazione del calendario. Come gestione delle prenotazioni, il paziente poteva inserire una prenotazione, confermare un appuntamento di lista d'attesa, cancellare una prenotazione e visualizzare le proprie prenotazioni. Di questi quattro abbiamo fatto il primo, eh? Tanto per essere un po' ottimisti. Sul gestire disponibilità lui può inserire un nuovo no, scusate, questo è il medico. Consultare il calendario, il paziente può visualizzare le proprie prenotazioni o visualizzare le disponibilità libere per una determinata specialità. Allora, vogliamo contarle. 1, 2,
3, 4, 5, questa c'era già, no? Visualizzare la propria prenotazione c'era anche di là. Quindi sono 5 opzioni possibili. Perché le conto? Ma perché a seconda di quante ne trovo, progetterò un menu, una pagina iniziale diversa. Se ne ho 27, allora le dovrò raggruppare probabilmente in 3-4 menu diversi, in 3-4 categorie, farò, che ne so, un menu prenotazione, un menu calendario, e lì dentro ciascun di quel menu avrò dei sottomenu, delle sottovoci con le alternative. Se ne ho 4 o 5, tanto vale mettere direttamente l'elenco, i bottoni, il link a queste 5, basta. Quindi a seconda di quante funzioni ho, dovrò permettere all'utente di scegliere. Anche qua siamo di nuovo in un caso d'uso in cui l'utente deve scegliere una tra n possibilità. In questo caso sono i casi d'uso che vuole usare. Ma alla fine, dal punto di vista dell'interfaccia utente, è chiedere all'utente che cosa vuoi fare, lui mi deve rispondere una tra n opzioni possibili. Ma quali sono i modi per rendere questa scelta una tra n o, normalmente parlavamo di una tendina, ecco, nel caso di un homepage, il posto della tendina si chiama menu, ma sempre una tendina è, alla fine. Apri una voce, ci sono delle sottovoci sotto, oppure queste sottovoci sono già aperte, la list box, chiamiamola menu, ma è sempre una lista, tra cui scelgo una lista di link. Ok? Qua, no, ho aperto Balsamic, ho già aperto questa finestra, qui vedete che ci sono molti casi d'uso che posso attivare, essendocene moltissimi, lui li ha riassunti sotto più tendine, noi li chiamiamo menu, ma alla fine sono liste selezionabili da dei bottoni, raggruppate per categoria, per tematica. In un altro contesto, in un altro contesto in cui le azioni possibili sono di meno, queste, beh, le stesse azioni possibili, cioè edita e new, sono state indicate esplicitamente tramite due bottoni. Poi ci sono altre azioni che hanno priorità inferiore, che sono le azioni per la gestione del progetto, e un gruppo di altre azioni che ha ancora un contesto diverso, che è quello per la gestione del profilo. Ma quindi, in questo senso, chi ha gestito questa pagina di fatto ha, questa pagina riassume 4 summary, 4 casi d'uso di tipo summary, ciascuno con un certo numero di casi d'uso di tipo user goal. Dove? Dove lo vedo questo? Perché c'è un prima summary che è gestione del mio profilo. All'interno della gestione del profilo posso andare a selezionare lo user goal, vedi la mia informazione, lo user goal logout, lo user goal, vedi tu, non so se qua sopra cosa si vede, però quest'area qua, quella nera qua sopra, permette di attivare alcuni o tutti, non lo so, dei casi d'uso a livello user goal che appartengono in un certo senso a un summary gestione profilo. Poi la riga sotto, quella bianca, permette di attivare un insieme di casi d'uso a livello user goal che appartengono a un caso d'uso a livello summary gestione progetto. Perché dico gestione progetto? Ma perché qua chiaramente si vede che sono dentro questo progetto. Quindi queste azioni, membri del progetto, asset del progetto, livello di accesso di questo progetto. E quindi qui ho alcune azioni, poi non saranno tutte, da qualche altra parte ci saranno quelle avanzate eventualmente, ma hanno selezionato alcuni casi d'uso accessibili da qua. Poi ho il terzo livello summary, cioè la gestione dei casi d'uso, che modifica, crea un nuovo, oppure clona, scarica, eccetera. Quindi questi sono tutti casi d'uso che hanno a che vedere con i mockup. Chi ha generato questa interfaccia ne ha identificati due di questi casi d'uso più importanti degli altri, da mettere in evidenza, e me li ha sbattuti in faccia. Sono i primi che vedo, quelli che posso attivare con minor fatica. Altri casi d'uso che appartengono allo stesso summary, cioè gestione mockup, me li ha nascosti a un clic di distanza dentro una tendina che si apre.
E quindi questo modo è riuscito a condensare a livello grafico, dietro a due bottoni, una decina di azioni diverse. Pardon. Poi c'è quest'altra area che è il menu per selezionare uno dei, mockup. Che probabilmente rientra sempre sotto lo stesso summary, gestione mockup, in cui ho delle operazioni generiche e poi delle operazioni specifiche che posso fare. Se ci clicco sopra faccio qualche cosa, tipicamente lo vedo, se invece clicco su questa voce vedo le sottofunzioni del mockup. Quindi c'è di solito una differenza tra il modo in cui progettiamo le pagine iniziali dal modo in cui progettiamo le pagine dei singoli casi d'uso. In questo caso, nella pagina iniziale devo permettervi di accedere a tutti i casi d'uso in qualche modo, con un clic, con due clic, con tre clic, da un menu di secondo livello o altro. Poi quando sono dentro un caso d'uso, allora le voci, i comandi, i bottoni diventano molto più specifici, perché sono relativi a quel caso d'uso lì. Allora, noi come progettiamo? Come vogliamo progettare il nostro? Allora, se è vero che ci sono solamente 5 funzioni, possiamo decidere di inserirle in un menu che abbia 5 voci, magari un menu verticale. Menu orizzontale, beh, sì, anche, però si nota di meno. Allora, andiamo a vedere che menu ci sono, poi decidiamo. Se uno fosse pigro, 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 farebbe 5 bottoni. Uno con inserisci caso d'uso, consulta calendario, eccetera, eccetera. È la pigrizia che paghi, perché poi quando vai avanti a sviluppare il progetto ti accorgi che le funzioni non sono solo 5, ma magari sono 7, poi sono 8, poi diventano 15, e allora quella pagina lì che hai fatto con i bottoni diventa brutta, illeggibile, ingestibile, e la devi riprogettare, perché non l'avevi progettata in modo estendibile dall'inizio, no? Una di queste pagine voi la conoscete benissimo, che è questo mostro qua, dove man mano, anche qua, questi non sono casi d'uso perché la maggior parte di queste pagine che sono qua dietro non sono interattive, no? E quindi sono solamente, però si vede che qui hanno cominciato a mettere le cose e poi via via le aggiungevano, non sapevano dove mettere, hanno scritto sempre più piccolo, hanno fatto questi riquadri nella speranza di riuscire a contenere qua tutti i link possibili e immaginabili. Ecco, noi cerchiamo di pensare magari se riusciamo a qualcosa già di un pochino più estendibile dall'inizio. Allora, diciamo, vediamo il menu che ci offre Balsamic. Allora, lui ci offre una menu bar, che è cosa di questo genere, ci offre, sempre sotto la voce menu, una combo box da usare come menu, che però è un po' bruttina perché è veramente molto minimale il fatto che sia chiusa. Voce 1, voce 2 del menu. Invece il menu di primo livello mi dice e permette di specificare le voci che voglio e a ciascuna delle voci associare il link a una pagina. Quindi io in questo caso potrei avere, se ho 5 casi d'uso, potrei avere lo use case diagram, inserire prenotazione. Tra l'altro, confermare l'appuntamento di lista d'attesa non è una funzione che attiviamo dal menu, perché è quella che attiviamo quando riceviamo l'SMS. Cancellare la prenotazione, visualizzare la prenotazione.
Quindi inserisci, visualizza, cancella le prenotazioni e poi c'è l'altra che è, le prenotazioni era questo, visualizza le disponibilità libere. Quindi possiamo mettere calendario. A livello molto semplice, in questa pagina abbiamo le funzioni che l'utente può attivare e la funzione di inserimento punterà al nostro inserimento richiesta 2, 3. Questo è molto semplice perché abbiamo poche funzioni. Ne abbiamo contate 5, ma poi ci siamo accorti che una delle 5 non ha come trigger l'azione dell'utente, ma come trigger l'SMS inviato dal sistema e quindi qua non la vediamo. Ecco, qua è dove nascono i trigger. Poi c'è tutto il sistema, no? Ci sarà anche la gestione del profilo, la gestione dell'utente, eccetera, ma questo lo nascondiamo da qualche parte. No, tipicamente possiamo metterla qua, che ne so, mettiamo per far capire all'utente che può gestire le proprie informazioni, il proprio profilo, eccetera, non c'è nulla di più convenzionale, non riesco a scriversi dentro, ho fatto di male, ecco qua. E scrivere il suo nome a fianco di un'icona che ricorda la sua faccia. Dove ovviamente il link di questo andrà, non ce l'abbiamo ancora, la pagina gestione profilo, quindi a un caso d'uso della gestione profilo. Come faccio a farla più piccola? Dove la dimensione? Posizione. Qua. Boh, non mi fa l'icona più piccola, pazienza. Quindi attraverso altri elementi dell'interfaccia potrò accedere a altri casi d'uso che magari non sono quelli della gestione delle prenotazioni vere e proprie. Allora, questo inserisci, attiva quei casi d'uso, adesso dobbiamo andare nei vari bottoni chiudi e quando chiudo il caso d'uso posso tornare nel menu. A tutti gli effetti esco dal caso d'uso, il menu vedete che è fuori dal caso d'uso di inserimento. È l'ambito dal quale l'utente può attivare i vari casi d'uso. Allora, dov'è che abbiamo chiudi? Ce l'abbiamo qua. No, a link, menu. Il bottone chiudi ce l'abbiamo qua. Questo. No. E voilà. Quindi, se tutto va bene, partiamo dal menu. Che è questo, no? La pagina iniziale è questa. L'utente sceglierà inserisci una nuova richiesta, gli fa inserire la richiesta, diciamo che va tutto bene, il sistema gli accetta, gli dà la conferma e quando l'utente chiude, ritorna qua. Qui ci sarà una serie sempre di mockup che di solito sono progettati a parte per gestire l'ingresso e l'uscita al sito, cioè l'attivazione dei singoli casi d'uso. Quando il sito è semplice, ci basta magari una pagina con un menu fatto bene, magari su due livelli. Quando il sito è più complesso, magari ci saranno varie pagine per le varie sezioni, però tipicamente se vado poi sul profilo ci sarà anche lì una serie di voci, di opzioni per poter gestire il profilo, ma sono le cose che già conosciamo tutti. Allora, solo per completezza, per capire cosa sta fuori e cos'è il famoso passo 1 che abbiamo detto non lo facciamo perché sta fuori.
Sta fuori perché fa parte della progettazione e della navigazione del sistema nel suo complesso. Questo diventa un problema più di, come si dice in gergo, di architettura dell'informazione, cioè decidere che voci dare, che menu, che cosa mettere più importante, che cosa meno, cosa mettere al primo livello, cosa mettere al secondo livello. No, l'abbiamo visto fare bene da Balsamic, alcune voci sono molto in evidenza, altre sono scritte più in piccolo, altre sono nascoste. Ci sono tutte, ma sono con una logica di importanza relativa. Però questo è un problema separato, che di solito dal punto di vista del mockup è una pagina sola, va progettata a parte, e poi quando attivo una di queste entro poi nel vivo e seguo più a modalità condotta forzata, in un certo senso, lo sviluppo di uno scenario. Finché non arrivo alla fine, avendo confermato lo scenario. Poi noi, in realtà è una semplificazione, perché in qualunque sito noi siamo e qualunque cosa stiamo facendo, è convenzione che sia sempre possibile tornare alla pagina iniziale del sito. E qua non l'abbiamo messo, una volta che ho cominciato inserire proposta devo arrivare fino in fondo. Però potrei sempre voler annullare. Allora potrei avere un bottone esplicito annulla, oppure, molto più naturalmente, un logo qua in alto, che è il logo dello studio medico, se clicco quello torno alla pagina iniziale. Quindi implicitamente sto annullando, abbandonando qualunque cosa stessi facendo. Quindi chi progetterà la parte iniziale, la navigazione generale del sito, dovrà dire: ok, le pagine iniziali sono fatte così, la home page è fatta così, e poi all'interno di ogni singola pagina io voglio sempre che ci sia nell'angolo l'icona con il profilo, voglio sempre che ci sia nell'altro angolo il link alla home page, voglio sempre che ci sia nel footer una certa cosa, in modo che l'utente in qualunque momento può attivare queste cose. Questo c'è sempre in qualunque pagina, di qualunque mockup, di qualunque caso d'uso, ma non stiamo a ripetere ogni volta. Ok? Perché altrimenti saremmo, diciamo così, sempre lì a ripetere sempre gli stessi elementi. Quando sviluppiamo un caso d'uso ci concentriamo su cosa succede dopo che l'utente l'ha selezionato e prima che l'utente termini. In quel lasso di tempo in cui l'utente ha deciso di fare una cosa e fino a quando non è soddisfatto perché è riuscito a farla, oppure non è rassegnato perché non è riuscito a farla. E allora a quel punto pensa ad altro e torna alla pagina principale. Ok, questo diciamo è il primo caso d'uso. Ma noi nel nostro sistema ne avevamo un altro, poi nel nostro sistema ne avevamo tanti, però ne avevamo già sviluppato uno diverso: gestione prenotazioni. Il nome era confermare l'appuntamento in lista d'attesa. Allora, questo è diverso, è breve, quindi ce la facciamo a farlo. È diverso il ragionamento perché ha un trigger proveniente dal sistema. Quindi per attivare questo non si passa dall'home page del sito. Il sistema manda l'SMS all'utente: guarda che hai un nuovo appuntamento disponibile, clicca su questo link per vederlo. E cliccando su quel link tu vieni portato immediatamente sul sito. Allora già questo mi cambia le cose, perché questo caso d'uso, se devo cliccare su un link che ho ricevuto via SMS, lo faccio sul cellulare. Non lo faccio su un browser web. Quindi devo pensarlo come caso d'uso mobile. Cioè non è che quel link con 27 lettere, punti esclamativi e punti virgola, lo prendo e lo ricopio sul mio browser. No, ce l'ho lì, ci clicco sopra. Dovrà essere qualcosa di immediato, in cui dico sì, no, anche perché è un tempo massimo per rispondere, se ricordate. Allora, come lo facciamo? Allora andiamo a vedere i vari passi. Passo 1, il sistema invia all'utente un SMS con i dettagli della disponibilità e un link per poter rispondere. Il paziente apre la pagina specificata dal link. Allora, i punti 1 o 2 fanno parte di un primo mockup che è nostro solo fino a un certo punto, perché è l'interfaccia utente che l'utente vede quando riceve un SMS. Quando il sistema manda un SMS non sta generando un'interfaccia utente, manda un frammento di testo usando un servizio esterno di invio SMS. L'utente lo riceve con l'applicazione SMS del proprio sistema operativo. Però quello lo possiamo modellare, e è quello che permette all'utente di simulare il fatto che clicca su quel link e viene portato alla pagina. Quindi quello come lo possiamo fare? Lo possiamo fare
andando a creare, allora a questo punto partiamo un nuovo mockup e lo usiamo, ovviamente mettiamo un telefono, poi chi ha fatto Balsamic ha preparato solamente le icone degli iPhone e non quelle degli Android, ma non ci interessa. E quindi qui dentro ipotizziamo che l'utente abbia ricevuto un messaggio. Quindi mettiamo qualcosa di minimale che faccia capire l'utente che è sulla finestra del messaggio. Qui siamo dentro il telefono. E un'area di testo in cui possiamo dire messaggio da studio medico. E poi possiamo dire buona disponibilità per un appuntamento di ortopedia, ad esempio, che era quello che avevo chiesto. Clicca qui per accettare o rifiutare. E poi ci metto un link. Non mi ricordo come si fanno. Quindi sul telefono l'utente si vedrà arrivare questo messaggio con a un certo punto un link, un indirizzo strano. Cliccando quel link lui dovrà essere portato sul suo smartphone, perché quello ha in mano, sulla pagina generata dal sistema. Questa non è una pagina generata da noi, è la pagina generata dagli SMS del telefono. A questo punto, il passo successivo qual è? Allora, questo copre i casi, gli step 1 e 2. Sistema invia l'SMS e qui faccio vedere che il telefono me lo fa vedere e dà la possibilità all'utente di aprire la pagina specificata dal link. In realtà c'è anche l'alternativa 2A, 2B, la aggiungiamo dopo, in cui l'utente, anziché visitare il sito, può anche direttamente rispondere via SMS. Ok. Lo aggiungiamo dopo. Allora, qui duplichiamo questo caso duro, quindi prima di dargli un nome. Questo caso duro si chiamava confermare appuntamento. I passi sono 1 e 2. Lo duplico e vedo direttamente cosa succede nel passo successivo. Nel passo successivo, che sono una coppiata 3-4, il sistema mostra i dettagli della disponibilità e chiede conferma all'utente, e il paziente conferma. Ok, allora, qui siamo nel mockup nuovo. A questo punto è la nostra interfaccia, il nostro sistema. Quindi ci posso mettere un titolo che sarà studio medico. Cioè siamo su mobile, lo facciamo, sarà sempre un titolo, ma lo facciamo più piccolo. E poi a questo punto siamo su smartphone, non perdiamoci in tanti fronzoli. L'informazione essenziale qual è? L'appuntamento, il giorno, data e ora. No? Quindi mettiamo un testo. Ah, no, questo, scusa. Paragrafo. Appuntamento di ortopedia.
disponibile il disponibile il 15 dicembre 2016 alle ore 10:30. Accetta o rifiuta. Quindi metto dei bottoni e su smartphone mi vengono bene questi. Niente, non devo selezionarlo. Così. Quindi do il contesto, il titolo, l'informazione e l'azione che l'utente deve fare. E questo è il caso d'uso, il mockup che mi copre i punti 3 e 4. Se l'utente, quando l'utente clicca su accetta, il sistema conferma l'appuntamento e quindi metterà appuntamento confermato, bla bla bla, e poi gli invia l'SMS di conferma, ma questo non lo vediamo più ormai fuori. Però ci serve ancora un altro mockup, questo qui era il confermo appuntamento 3-4. Sì. Lo cloniamo e finisce qua. Appuntamento confermato e ti riassumo l'appuntamento. Sarebbe bello tanto mettere qua salva in agenda, salva nel calendario, ma non ce l'abbiamo nel view schedule, quindi non ce lo inventiamo di sicuro adesso. E questi sono il tre mockup dello scenario di successo principale. Abbiamo l'utente che riceve l'SMS, ci clicca sopra, non ho ancora fatto il link, quindi lo faccio a mano. Vede questo, decide accettare, quindi clicca su accetta e riceve la risposta. Poi ci sono le altre paio di videate in cui lui rifiuta oppure risponde via SMS. Altro paio di mock-up di questo genere. Che però non... Tutta questa parte sui 2A, B, C, D, eccetera, non è particolarmente non è visibile all'utente, perché l'utente comunque risponde sì, risponde no, oppure risponde qualcosa di sbagliato, però non c'è più interfaccia con l'utente, no? Perché avviene un'interazione via SMS. Quindi semplicemente se tu rispondi una schifezza il sistema ti ignora. Il paziente rifiuta, invece dobbiamo farlo, che sarà il caso simmetrico a quello in cui accetta. Va bene. Ci vediamo giovedì.